Senti, in questo periodo è un periodo bellissimo, dobbiamo dire, non solo la consacrazione da parte di Mina, hai anche firmato la colonna sonora dell'ultimo film di Pupi Avati, la 14ª domenica. Vi voglio fare vedere una clip del backstage, guardiamola. Chiamiamo qualcuno. No, 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 non farlo, ti prego. Azione! Cose belle sono volate via, lasciandomi nel buio della vita. Cose belle sono volate via, le cose belle sono volate via. Bellissimo. Avete sentito? Pupi Avati dice bella, bellissima. Che emozione è stata creare musiche per uno dei registi più importanti del cinema? È una cosa meravigliosa. Avevo dichiarato su un quotidiano tanti anni fa che mi sarebbe piaciuto collaborare, fare un film con questo grandissimo regista. E poi è arrivata l'occasione, abbiamo scritto insieme questa canzone che si intitola La 14ª domenica, mentre il film si intitola La 14ª domenica del tempo ordinario. Uscirà il 4 maggio nelle sale cinematografiche italiane e questa mia canzone viene interpretata dagli interpreti principali del film, che sono Lodo Guenzi e Gabriele Lavia. E poi c'è anche il coro, poi c'è anche la mia versione nei titoli di coda del film. Non vediamo l'ora di vederlo. Un'esperienza bellissima. Tra l'altro c'è anche il compositore di Pupi, Lucio Gregoretti, che ha scritto anche lui le musiche, quindi questa colonna sonora la firmiamo in due, però per me è veramente un'emozione grandissima. Sì, è una cosa bella. Stai attraversando un momento magico, dicevamo.